Mi racconti a me e a noi di come vive una ballerina, di questa Come farsi emozione. sanguinare i piedi dentro E le le unghie, scarpette, come si vivono queste sopportare le incontri? Io non ho impacchettate. vissuto. Grazie mille, ecco, buonasera a Grazie a tutti te, quanti. buonasera. Salve. Salve anche questo, lo sposto un po' bene. Innanzitutto volevo farti, posso darti del tuo, insomma. I complimenti perché anch'io appunto l'ho letto in poco più di un giorno ed è un romanzo che ti prende, davvero. Inizi a leggerlo e lo divori in poche ore, insomma, quindi veramente. E c'è tutto dentro, c'è tutto. Dai momenti veramente che io l'ho letto anche sul treno. E intanto ridevo da sola come una matta, e quindi c'era la gente che mi guardava e diceva: "Ma che sta leggendo questo?" E io ogni tanto stavo lì perché è ironico, è divertente, e un grazie per descrivere così bene cosa provano le ballerine mentre ballano e mentre danzano, perché poche persone sanno quello che proviamo noi, dei dolori, delle ore sulle punte con i piedi veramente che poi sanguinano quando torni a fine giornata. Ed è descritto perfettamente. E in più c'è quest'amore dentro, sia l'amore per la danza che per Patrick. E poi volevo, anche perché oggi comunque è giorno di San Valentino, auguri a Tutte le tutti volte è quanti! San Valentino. Esatto, e se per te Federica va bene, io volevo leggere una piccola. Volevo dire una cosa, io mi rivedo tantissimo in Mia, perché anch'io quando ero piccola ero proprio una testa calda, ero proprio caparbia, dura, perché a 13 anni io studiavo danza nella mia città, nel mio paese che ha poco più di 40.000 abitanti, Iesi. Però io volevo andare, sognavo proprio i palcoscenici, io da sola in mezzo al palco, tutte le persone che mi applaudivano, che stavano lì, che guardavano solo me. Che ho fatto allora? Sono andata a Firenze a 13 anni a fare un'audizione per entrare all'Accademia di Danza e la vedevo veramente come un sogno e sono stata presa e mia mamma e mio papà per convincerli ce n'è voluto tanto perché a 13 anni sei poco più di una bimba, insomma io non ero mai vissuta da sola a casa, non cucinavo, non facevo il letto, ero proprio una bimba, però tanta era la mia forza dentro, il mio sogno di diventare veramente una star, se così si può dire, che a mia mamma e a mio papà gli ho detto: "Se non mi mandate a Firenze, io ve lo rinfaccerò per tutto il resto della mia vita." Quindi insomma avevo un bel caratterino anche io, sì, sembra poco più di una minaccia, e loro hanno visto che ero talmente determinata e decisa. Mi sono stati dietro, però alla fine io sono andata a vivere da sola a 13 anni a frequentare una scuola di danza, un'accademia di danza e più una scuola, perché alla mattina andavo a scuola e alla sera a scuola di danza, insomma. Quindi la determinazione di una ballerina è talmente forte che passi sopra tutto, passi sopra alle delusioni. Io ho anche, ora dai, siamo in confidenza, però ci sono stati tanti giorni in cui ho pianto perché ero sola, comunque avevo questa passione dentro di me grande, ma non avevo mia sorella, mio papà, mia mamma, e li sentivo solamente per telefono, però la passione di